Qualche anno fa, durante una partita di basket, per uno scontro fortuito, mi ruppi il quarto metacarpo della mano destra. Il giorno dopo, andando al pronto soccorso di questa famosa clinica del sud di Milano, il chirurgo, dopo una breve analisi, mi disse: "Hai una frattura spirale, c'è bisogno di operarti subito." Rimasi un poco scioccato, ma per fortuna ebbi il sangue freddo, nonostante le insistenze del chirurgo di prendere una decisione immediata, di rimandare la scelta di tornare a casa. Alla fine decisi di non operarmi e adesso la mano è tornata esattamente come prima. Anzi, dopo 2 settimane avevo già ripreso a lavorare. Qualche anno fa, mio figlio più piccolo, Danilo, all'epoca aveva 5 anni, si rompe un osso del piede. All'ospedale volevano a tutti i costi ingessarlo. Io, grazie anche al supporto di mia moglie, decisi di non farlo ingessare. Il recupero è stato molto più veloce, la riabilitazione rapida, ed è tornato a giocare con i suoi amici senza nessuna conseguenza negativa, senza nessuna atrofia muscolare. Sono un padre senza giudizio che prende dei rischi sulla pelle dei propri figli? Se anche tu sei nella confusione se farti operare oppure no, se devi prendere delle scelte importanti riguardo alla tua salute, guarda bene fino in fondo questo video, perché oggi sul piedistallo del giudizio della scienza mettiamo la chirurgia. È veramente utile? È veramente efficace? Scopriamolo insieme. Alma Fisio, curare, non trattare. Ciao a tutti, io sono Gianluca Italiano e se vuoi sempre rimanere al corrente delle innovazioni riguardanti la medicina e la salute psicofisica, iscriviti al canale e metti un pollice in su per rimanere sempre aggiornato su quello che riguarda la tua salute e come fare per vivere meglio ogni giorno. Era il 1943. Un giovane medico inglese, Archibald Cochrane, viene spedito nei campi di guerra per valutare e trattare tutti i soldati che subivano lesioni. Dopo qualche settimana di lavoro, il responsabile chiede ad Archibald: "C'è bisogno di rinforzi? Hai bisogno di altro personale?" La risposta di Archibald è chiara: la medicina è assolutamente inutile. Ed è così che, finita la guerra, quando torna in Inghilterra, fonda una delle strutture più importanti per analizzare l'efficacia della medicina e per mettere in discussione quelli che erano i trattamenti medici all'epoca utilizzati. Le revisioni della Cochrane ad oggi sono ancora le revisioni più importanti per stabilire se un trattamento medico è efficace oppure no. Ed è così che inizia anche un libro che ha fatto scandalo negli ultimi anni, fatto da un autore australiano, un medico chirurgo australiano, che si chiama Surgery, The Ultimate Placebo, in cui l'autore, appunto Ian Harris, testimonia e racconta con dati scientifici come oggi e tutt'oggi si continuano a fare delle procedure mediche assolutamente inutili, che anzi spesso fanno male al paziente piuttosto che fargli bene. Non c'è malafede nel chirurgo che è convinto di fare il meglio per te, però non c'è abbastanza evidenza e quindi si affidano sempre al loro giudizio. È così che Harris giustifica tante volte gli interventi medici che si attuano tutt'oggi anche in Italia. Quante volte andiamo dal medico nell'aspettativa che ci dia delle risposte certe? Quante volte il medico è portato a prendere delle decisioni e non ha il coraggio di dire: "No, aspettiamo, è meglio non fare niente." In realtà abbiamo tante evidenze della capacità del nostro organismo di risolvere i problemi anche da solo. Basta lasciargli il tempo. Lo vide Archibald Cochrane durante la Seconda Guerra Mondiale. Me ne sono accorto io con la mia mano e se ne è accorto anche mio figlio quando ha recuperato completamente la funzionalità del suo piede. Il nostro organismo è capacissimo di risolvere le sue problematiche da solo. L'importante è metterlo nelle condizioni ideali. Quali sono oggigiorno le operazioni inutili che ancora però vengono proposte ai malati? Ce ne dice alcune Ian Harris e ognuna di loro mi ha fatto un po' rizzare i capelli: fusione spinale, sclerosi multipla, isterectomia, il parto cesareo,
l'artroscopia del ginocchio, l'appendicite, lo stent coronarico, la rottura tendinea, le fratture in generale e la laparoscopia per adesioni intestinali. Queste sono alcune delle operazioni chirurgiche che oggi ti possono essere proposte e che in realtà non hanno nessuna evidenza scientifica. Ciò significa che l'operazione ti dà gli stessi benefici di un trattamento alternativo e di non essere operato completamente. Come mai succede tutto ciò? Come mai i medici ci ingannano? O forse sono autoingannati? Magari le persone più giovani non se ne rendono conto, ma chi ha qualche anno in più potrà ricordare che anche solo 10-15 anni fa venivano proposte un sacco di interventi, un sacco di farmaci che a tutt'oggi adesso non sono più usati perché assurdi. Pensa che fino ai primi del Novecento uno dei trattamenti più in voga, anzi che è durato per 3000 anni, era quello dei salassi. Salasso che significa tagliare le vene di una persona, fargli uscire del sangue, con la convinzione che così stesse meglio e che potesse risolvere i suoi mali. Questo tipo di tecnica, appunto, che è andata avanti per 3000 anni fino ai primi del Novecento, era dovuto al fatto che ai tempi dei greci si pensava che all'interno del nostro organismo ci fosse della bile nera e cattiva, che se in eccesso potesse farci male. Per questo il salasso. Tiriamo via il sangue, tiriamo via la bile e la persona si sentirà meglio. Sembra assurdo pensare a un trattamento così, eppure all'epoca erano tutti convinti che funzionasse. Non solo il medico, ma anche il malato che lo riceveva e si sentiva meglio. Erano tutti dei fessi all'epoca e adesso siamo tutti intelligenti? Forse no. C'è un meccanismo che si chiama effetto placebo che può spiegare come 2000 anni fa si facessero ingannare in quel modo e come tutt'oggi ci facciamo ingannare anche noi da trattamenti che presumibilmente sono efficaci eppure non lo sono. Il placebo sai che cos'è? Avrai già sentito parlare di placebo. Il placebo per definizione è qualcosa che non ha un effetto. Una pillola con dentro niente non ha nessun effetto, non ha nessun cambiamento sul tuo organismo. Eppure quella stessa pillola può avere un effetto placebo, che è diverso dall'effetto di per sé. Perché l'effetto placebo non è dovuto al farmaco o a cosa c'è all'interno della pillola, ma è dovuto alla pillola stessa, a quello che tu credi, al significato che tu dai e solo tu dai alla pillola che ti stanno dando. Questo è l'effetto placebo ed è per questo che puoi avere dei cambiamenti, dei benefici, degli effetti positivi in un farmaco, in un intervento chirurgico, ma anche in un intervento di fisioterapia, anche se di per sé è inutile quell'intervento. Cosa significa tutto ciò? Io ti do una pillola che tu sei convinto che ti faccia bene e che ti faccia passare il tuo male. E nonostante questa pillola sia vuota o sia semplicemente un tappo di un aviro, tu avrai un effetto perché ti sei convinto che questa pillola ti faccia bene. Questo è l'effetto placebo detto in termini semplici. Nelle condizioni in cui la tua coscienza non è presente, il tuo giudizio non è presente, è facile capire se una cosa funziona veramente o ha soltanto un effetto placebo. Tant'è vero che tanti studi fatti su farmaci, su antidolorifici, vengono fatti proprio quando la persona non lo sa. Questo tipo di approccio ci ha permesso di capire come appunto tantissimi antidolorifici, antidepressivi o farmaci da banco in realtà non abbiano nessuna efficacia. Ed è per questo che molte volte quando tu vai dal medico e gli chiedi mi prescriva questo, mi dia questi farmaci, lui ti dice no cara mia, meglio di no, non prenderli perché non servono. Il medico sa che hanno un effetto placebo anche se tu ne hai dei benefici quando lo prendi. Quali sono le cose che hanno per te un impatto maggiore a livello di placebo? Quali sono le cose che hanno un effetto placebo più potente? Sono quelle a cui tu dai un significato maggiore. Per avere un grande significato devono avere delle caratteristiche o generalmente hanno queste caratteristiche. Sono invasive, ovvero ti fanno qualcosa nel corpo di molto profondo. Sono drastiche, ovvero repentine, qualche cosa di definitivo. Sono molto costose e hanno un pseudo significato, una pseudo spiegazione.
Ed è per quello oggi che specialmente la chirurgia passa attraverso questo tipo di errore e tantissime operazioni chirurgiche hanno un effetto solo placebo, senza un vero e proprio effetto reale. Sono dolorose, sono repentine, sono molte volte costose e giustamente poi il chirurgo ti dà una spiegazione che è apparentemente logica, no? C'è questo problema e io te lo sistemo. Per fortuna però negli ultimi anni si è cercato di fare chiarezza. Funziona solo perché la persona ci crede o ha un effetto reale? Ed è così che tanti tipi di interventi hanno iniziato a cadere sotto la lente attenta della scienza. Le artroscopie al ginocchio, le meniscectomie, le fusioni lombari, l'isterectomia, ma anche la rimozione della mammella completamente da causa del cancro. Sono tanti gli interventi che potremmo evitarci perché non hanno un vero effetto reale. E tu sai bene che un intervento chirurgico non è come prendere una semplice pillola. Un intervento chirurgico porta a tantissimi effetti collaterali, devastanti a volte, e che è quindi meglio fare e affrontare con la delicata attenzione. Quando io ho deciso di non operarmi la mia mano, quando ho dovuto impuntarmi anche con mia moglie avendo una bella discussione sul non far ingessare mio figlio, non stavo facendo una pazzia, non ero fuori di testa, ma avevo letto, mi ero aggiornato, avevo approfondito e ho visto come la scienza dimostra che anche se uno non si opera, il risultato finale è lo stesso. Oggi sono qui a parlarne, la mia mano è perfetta. Poi l'occhio attento può dire che qua è un po' più basso, è rimasta una differenza rispetto all'altra mano. In realtà io ho ripreso a fare tutta la mia vita senza problemi. Diverso sarebbe stato se avessi avuto adesso una cicatrice, una placca all'interno, probabilmente avrei avuto anche molti più dolori. Come mai allora il medico si inganna? È cattivo? Sbaglia? Lo fa apposta? Assolutamente no. È un vero e proprio inganno. L'inganno parte dal fidarsi semplicemente delle osservazioni. Se noi guardiamo il sole là fuori, cosa vediamo? Che il sole gira intorno a noi, attraverso la scienza, però ci rendiamo conto di una cosa. E no ragazzi, non è lui che gira intorno a noi, siamo noi che giriamo intorno al sole. La stessa cosa succede a un chirurgo. Ma guarda, io l'ho operato e il paziente sta meglio. Io l'ho operato e ho avuto un abbassamento del dolore. Questi sono errori legati all'apparenza. E un bravo mago li conosce bene, perché tutto sommato siamo molto facili da ingannare, sia da farci ingannare dagli altri, ma soprattutto di auto-ingannarci. E credere convinti che, se mi sono operato, adesso sì sto meglio grazie all'operazione. Molte volte invece il dolore passa da solo perché il tempo l'ha permesso. Molte volte il dolore passa da solo perché quando ci siamo operati era nel picco massimo ed è normale che poi ritorni ad un livello medio. Molte volte il dolore e il problema passano da soli perché oltre all'operazione o al farmaco abbiamo cambiato anche tanti dei nostri stili di vita. Spesso e volentieri, infatti, sono le cose che non si sa che abbiano un effetto placebo ad avere l'effetto placebo più potente. A volte, e questo è importante, il medico usa dei parametri diversi da quelli che sono i tuoi. Mi succede spesso, io da fisioterapista, di vedere persone dopo la chirurgia. Tu per esempio hai un dolore al ginocchio, hai un dolore all'anca, alla spalla o alla schiena e vai per farti operare. Il medico ti dice, il 95% dei miei pazienti sta meglio. Questo perché l'operazione chirurgica basa la sua riuscita, si definisce riuscita, se non ha una recidiva negli anni successivi. Significa che il medico, dopo un anno o due, se vede che il tuo ginocchio non ha più avuto una lesione, non si è rotto di nuovo, non hai avuto più il trauma, per lui sei sistemato, sei un risultato positivo. Tu invece magari hai chiesto la consulenza per il dolore. Il dolore ce l'avevi prima dell'operazione, dopo l'operazione hai esattamente lo stesso dolore, ma quando ti confronti con il medico la risposta è sempre la stessa. No, no signora, ma l'operazione è andata benissimo. Nel 1750 un francese, uno strano francese, François-Marie Arouet, detto Voltaire, diceva: la medicina è l'arte di intrattenere il malato mentre la natura fa il suo decorso. 300 anni dopo Voltaire, finiamo ancora nello stesso errore
di usare la medicina come intrattenimento, senza capire il vero potenziale del corpo, senza capire il vero potenziale della natura umana. Ma veniamo al dunque, vediamo a come possiamo utilizzare giustamente, egregiamente, in modo proficuo questa informazione. Anche tu devi fare come me, rifiutarti di operarti in ogni situazione? Assolutamente no, bada bene che ognuno di noi è diverso. E questo non vuole essere un consiglio di allontanarsi dal chirurgo. Ci sono tantissime chirurgie necessarie, utili, ed è importante che tu possa avere questo servizio facendo la scelta giusta, operandoti. Quello che voglio che tu impari oggi è che è importantissimo il modo con cui affronti le cose e il significato che gli dai. Perché l'effetto placebo esiste, bisogna sfruttarlo a proprio vantaggio invece di usarlo contro, facendosi operare. Immaginati se potessimo usare l'effetto placebo, ma per alcune attività che sono poi effettivamente utili, che portano a un vero e proprio cambiamento nella tua salute e che possono poi darti benefici su tantissimi aspetti del tuo essere, del tuo amore, della tua sicurezza in te stesso, della tua autostima. Sarebbe bello, vero? È in questo modo che io propongo di lavorare ai miei pazienti, che io lavoro su me stesso. Invece di proporgli un farmaco, invece di proporgli un massaggio, una manipolazione, una chirurgia, cerco sempre di proporgli qualcosa che abbia un cambiamento reale. L'esercizio fisico, un cambio nella dieta, il dormire di più, la meditazione. Sono sicuro che nelle mie proposte c'è sempre un effetto placebo. La persona mi cerca, io gli spiego il motivo per cui gli propongo certi interventi e sicuramente non è solo il fatto che l'esercizio fisico serva, ma anche perché lui si convince, ha del piacere nel farlo e mi vede a me entusiasta nel proporglielo. Ma in questa situazione, in questa circostanza, usiamo l'effetto placebo come tramite per fargli fare un cambiamento di vita che sia positivo, che sia veramente reale e che porti a risultati a lungo termine. Una persona che per un mal di schiena poi inizia a fare attività fisica ne avrà un beneficio per tutta la sua vita. Una persona che per una infiammazione del dolore a livello digestivo inizia a fare digiuno intermittente ne avrà beneficio per tutta la sua vita. Una persona ansiosa che inizia a meditare impara uno strumento che è potentissimo e che potrà poi insegnare anche ai propri figli. Utilizziamo l'effetto placebo per promuovere quelle attività che sappiamo farci bene. Stiamo attenti, usiamo lo scetticismo popperiano, specialmente quando si parla di salute. Karl Popper, questo filosofo diventato famoso proprio per dubitare di qualsiasi cosa, non mette il dubbio nel nostro modo di pensare per darci fastidio, per renderci incerti in qualsiasi cosa, ma ci sprona al dubbio per aiutarci ad avvicinarci alla verità. Quando ti propongono un intervento chirurgico, un farmaco, ma anche un trattamento di fisioterapia o degli esercizi, abbi sempre del dubbio, cerca di approfondire, fatti dare delle spiegazioni il più valide possibile, chiedi se ci sono degli studi a supporto di quanto il medico ti stia dicendo. Quando un medico lavora con passione, lo farà con piacere di condividere con te quello che sa e gli studi che ha fatto, perché lui stesso in passato è andato a ricercarli per capire se come lavora è fatto in maniera giusta, in maniera sana o si sta autoingannando. Oggi anch'io faccio tutt'altro di quello che facevo 10 anni fa. Ho smesso di fare massaggi, ho smesso di fare manipolazioni, fibrolisi, agopuntura. Sono tutte cose che all'epoca ero entusiasta di fare e credevo di aver trovato la soluzione a tanti problemi. Oggi capisco che mi stavo autoingannando e ingannando anche le persone con cui lavoravo. Cerchiamo sempre di migliorare, cerchiamo sempre di metterci in dubbio, cerchiamo di riflettere, specialmente quando si tratta della nostra salute. E a te? È mai capitato che ti abbiano proposto un'operazione rischiosa che hai rifiutato? O magari hai fatto un'operazione di cui adesso ti penti perché non hai avuto benefici? Commenta pure qui sotto, commenta con la community, in modo tale che altre persone che adesso devono fare scelte e scelte difficili possono sentire il parere di un'altra persona, possono sentire il parere di qualcuno che ci è passato. Per oggi è tutto, spero che tu faccia buon uso di queste informazioni. Noi ci vediamo domani con un altro video, ciao e grazie.